Dai! Il saluto degli uomini liberi. Piacenti! Ciao a tutti da Guglielmo e Agostino. Benvenuti TG Rai del 23 gennaio 2009. Il muro di Berlino, il muro di pietra, come ma lo ha? Ma spieghi questa cosa allora, una volta per tutte. Sto allora, Sebastiano Arena ha dato una lezione di architettura a tutti coloro i quali volevano il muro in pietra. Perché cosa ha detto il dottore Sebastiano Arena? Ha detto che prima questo muro era un muraglione di contenimento ed era un muraglione in pietra. Poi se guardate le fotografie... tra questa fotografia, che è quella antica, e questa fotografia, l'ultima, che è quella nuova, vedete che il muro è più basso, perché poi questo non l'ha detto il dottor Arena, ma la strada si è alzata di livello, come tutte le strade dell'Ottocento. Se venite a Largo San Giovanni vedete che la strada è stata abbassata per migliorare la viabilità, quindi questo muro è stato smontato e rimontato, tanto è vero che una parte del muro che scende da Salita Santo Stefano è ancora in pietra, mentre questa parte nuova c'è stato fatto l'intorno. Ecco, allora, ma comunque è bellissima sta foto, guardate qui dove c'è quello scempio, dove c'è il cinema Ariston. No, ma è bellissima, guarda questa foto, no, mi piace, stupendo, continuiamolo. E calma, fai, allora andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti perché parliamo di cinema Ariston. Voilà, andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti con la seconda notizia di oggi. La seconda notizia è che hanno arrestato un ragazzo di 19 sì, anni. Hanno arrestato un ragazzo di che 19 anni. Che parla voi, Guglielmo? Buon Giovanni. Hanno arrestato un ragazzo Rai, mi abbraccio con Agostino. Allora, hanno arrestato un ragazzo, la polizia l'ho arrestato, si chiama Walter Milazzo, è accusato di furto pluriaggravato. Quindi un arresto, un'operazione compiuta dalla polizia l'altro ieri sera. Per quale motivo lo hanno arrestato? Ci credi che non me lo ricordo? Come l'hai scritto? L'ho scritto ma non me lo ricordo. Lo hanno arrestato perché praticamente andava dentro un negozio di questi che vendono materiali, sì, materiale Rai, materiali di, diciamo... Oggi siamo un po'... Diciamolo con calma, allora, è stato arrestato per minchia che da un papà, spacca questa cosa, no, facciamo di nuovo. Non me lo ricordo manco io, bello clemiso tu. Vabbè, dai, è stato arrestato ragazzi, anche. No, perché praticamente hanno, rubava, scassava il catenaccio di un negozio in via Garibaldi, entrava dentro, rubava cauci, sacchi di cemento, rubava tutte queste cose e se ne andava. L'hanno fatto per ben sette volte. E allora, ieri hanno preparato... Allora, la polizia guidata dagli uomini di Giancarlo Consoli gli ha preparato la Rai e quindi l'hanno preso con le mani in quasi flagranza, cioè che si accingeva a caricarsi un sacco di cemento capispardi, e quindi lo hanno preso sette volte, già gli aveva raiato il cemento a quel poverino di via Garibaldi. Ma com'è che su via Garibaldi? Materiale edile. Eh sì, vieni uno che viene cemento, ma non si può fare, no. Ma com'è? Tu fai? Sì. Comunque ragazzi, no, andate in via Garibaldi, cemento, calcina, andiamo avanti. Comunque è in galera questo Walter Milazzo, 19 sì, anni. Sì, allora ve lo diciamo subito perché l'abbiamo scritto. Vabbè, basta, vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Filippo Datola, Filippo! Guglielmo. E Guglielmo, Filippo Datola ha attaccato il mio amico Totolana. Devi guardare la telecamera, Guglielmo. Ha attaccato il mio amico Totolana e il presidente della CNA, Silvio Piazza, dicendoci: ma sto direttivo non riunisce mai, ma chi l'ha eletto Totolana, chi l'ha eletto Silvio Piazza, perché stare artigianale, che ne pensi tu? Penso che l'area artigianale, vabbè, il progetto è pronto, è presentato agli organi regionali da diverso tempo, ma non è arrivato finanziamento, quindi che colpa ne ha Silvio Piazza? E sinceramente un po' Filippo è stato un po' duro. Un po' duro. Un po' duro. Vabbè, andiamo avanti allora con l'esplorazione delle schede. Sei spento.
Siamo spenti oggi perché ho il derby tra un po' Lui ha a... il derby tra un oggi. Oggi è poco. una giornata importante perché tra qualche ora, se Agostino mette il nostro blog sul il No, nostro vabbè. TG sul ci vedrete in banda lungina a tutte e due. Tra qualche Beh, chi lo ora sa, però c'è freddo. la Deportiva Don Bosco affronterà la Mosaici di Pluzia, Di Gino guidata ovviamente Avola. da Gino Avola, del presidente Renzo Amore, e noi siamo nettamente sfavoriti perché loro hanno grandissima esperienza, noi un poco di meno, e quindi dai, andremo là. Sa Se che vinciamo, però, promesso ai miei ragazzi che mi farò 2 giri al Generale Cascino in in pantaloncini anche pantaloncini. io sarò con Ragazzi, io Agostino. dico che oggi finiamo questo TGR perché quindi non... non mi... Con Ah no, tra un poco c'è l'acqua dopo. L'acqua. Allora, l'acqua, quindi l'acqua è importante. ragazzi, se andate sul nostro sito Rai, potete vedere che c'è un ricorso, diciamo un facsimile di un ricorso ad Acquaena, perché questi si sono fatti pagare l'acqua per quanto riguarda i canoni di depurazione e l'acqua non è depurata. Dall'altro lato ci chiedono i soldi per l'acqua. Allora non è possibile che ci chiedano soldi se noi avanziamo soldi. Quindi c'è diciamo, un facsimile di ricorso a chi vogliono tagliare l'acqua Ma che chi ci potete sarà farlo ad oggi? Chi ci Acquaena. sarà Oggi oggi? ci sarà Saro Crocetta, sindaco antimafia di Gela, un grande, insieme a Beppe Lumia. E poi ci sarà Franco Ferrara e una serie di riciclati del Partito Democratico che, Della casa siccome che hai promosso della te. casa che abbiamo promosso per riciclati dei partiti, che siccome diciamo nel Partito Democratico vedono che in alcune zone va male, quindi stanno cambiando, si stanno Stanno spostando a Crocetta. Quindi facciamo appello a spostando. Crocetta E e a a Lumia. Ferrara e a Lumia Lumia. perché prendono questi di qua che fanno clientela, che sono il Partito Democratico, e che li mandano a pedate né se. Arresto! Lancia e resta! Pronto, Pronto! via! Ah. Ah!